Bella a tutti voi ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo avervi attirato l'attenzione con questi super tamburelli, vi vado a spiegare brevemente cosa andremo a fare oggi. Come potete notare, sono sommerso da pacchi. Sono veramente tantissimi. Ve li voglio far vedere uno a uno perché meritano veramente tutti. Ognuno è un accessorio diverso che viene da diverse aziende. E vi inizio già a chiedere tanti like per questo video, perché ragazzi sono in ballo con un nuovo progetto, a prendere una moto nuova, e quindi solo grazie al vostro supporto potrò far sì che questo accadrà. Sarà un mezzo epico che utilizzerò anche per fare un po' di video, ma lasciamo stare questo discorso. Dunque, voi lasciate un bel like, mi raccomando, e dopo la sigla andiamo al video. Bentornati ragazzi in un nuovo episodio dell'Usaberg Project. Io sono Nece Akasumo e questo è il mio garage con la mia moto. Dopo andiamo a vederlo un po' meglio, perché ci sono degli accessori che dobbiamo piazzare dentro tutto il garage e altri sulla moto. Prima di spacchettarne uno a uno, e volevo dire un po' a tutti, sia voi fan che aziende che vogliono sponsorizzarmi, se avete un vostro prodotto, voi ragazzi scrivetemi una mail oppure lascio in descrizione un indirizzo di posta dove mi arriveranno tutti i pacchi che io spacchetterò in alcuni miei video. Farò dei video particolari dove spacchetterò i vostri regali e in più risponderò alle domande di molti fan. Vedremo se oggi avanzerà un po' di tempo dopo tutte queste cose che devo montare, veramente tantissime, per rispondere appunto a alcune vostre domande. Un Q&A velocissimo. Quindi commentate qua sotto ciò che volete sapere un po' in generale per il prossimo video, lasciate un bel like e andiamo a vedere tutte queste cose. Iniziamo con la parte un po' più corposa della situazione, cioè due pacchetti che mi hanno inviato da 24MX. Uno è un pacchettino così, un po' piccolino, invece l'altro è questa cosa enorme, gigante, sopra la moto. Ringrazio 24MX per avermi sponsorizzato queste cose, ma adesso andiamo a vederle nel dettaglio. Allora, 24MX mi regala dei prodotti non completamente a mia scelta dal sito, ma ogni volta che aprono una campagna pubblicitaria hanno certi prodotti che sono in promozione, veramente scontatissimi. Ad esempio questo, che non sono altro che degli occhiali per andare in moto. Non so se vi ricordate lo scorso episodio che mi hanno regalato alcune cose, mi avevano già inviato una mascherina. Me l'avevano inviata a specchio, ma questa volta ho deciso di prenderla con la lente trasparente. In questa maniera, con 4 strati di spugna antiappannamento, e in più questa chicca è specialissima. Ragazzi, questa è la lente, questi sono gli occhiali, viene via così facilmente e si attacca in questa maniera. È magnetica. Pam! Così, se andate in giro di giorno, mettete la lente quella a specchio e la sera potete attaccare questa per riuscire a vedere meglio nei vostri giri notturni. Ma adesso passiamo al pacco gigante dietro di me. Qua dentro, signori e signore, abbiamo una roba esageratissima. Tra poco questo lo vado a piazzare e vedrete che stile sarà. Questo, come vi dicevo, è uno dei prodotti che sarà in sconto sul loro sito, in teoria dal 13 di questo mese, per una settimana e mezzo. Quindi affrettatevi, se avete bisogno di qualcosa, ci sono sul sito tante cose in sconto. Ovviamente lascerò il link in descrizione di ogni singolo prodotto che trovate in questo video. Allora, qua dentro pesa veramente tantissimo. Ok, ci siamo. Raga, qua dentro abbiamo un tappeto da paddock enorme. Ci posso fare pesi, allenarmi, per poi andare in pista e spaccare tutto, cavolo. È fatto diversi strati, uno antiscivolo, l'altro molto morbido. È lungo 2,5 metri e largo 2 metri, per quello è così grande. E va benissimo per mettere su due moto. Una moto se volete fare gli sboroni e avere il vostro tappeto sotto il gazebo. Veramente figo. Adesso lo sto facendo vedere al contrario, solo che non ci sta nell'inquadratura. È anche bello, molto bello. Passiamo direttamente alla prossima cosa, dai. Alcuni di voi si ricorderanno anche di questa valigetta, dove dentro c'è il disco personalizzato dell'Usaberg. Non so se vi ricordate com'era quello del CRF, era veramente fighissimo, ma questa volta abbiamo pensato, piuttosto che farlo in quella maniera, che era anche un po' pesante,
di alleggerire il sistema frenante per avere un disco un po' più leggero e anche più performante. Non l'ho fatto con scritte a caso, con delle incisioni apposta per avere una frenata più pulita e avere questo disco che raffredda anche a maniera, perché quello lì era un po' fatto a caso, ma ragazzi, cioè, stupendo, stupendo. Se è un video, adesso ve lo metto qua, se no andate a vedere uno degli ultimi episodi del CRF Project, che appunto lo troverete in quel video. Dunque andiamo a spacchettarlo. Abbiamo un pacco nel pacco, e nel pacco, ragazzi, oltre il disco c'erano delle caramelle buonissime che ho finito tutte, quindi adesso non si possono più mangiare, ma vi assicuro che c'erano. Comunque ecco qua il disco. È decisamente più leggero dell'altro, ma veramente tanto più leggero. Il materiale che ho utilizzato è ottimo, ve lo posso assicurare, e vi ricordo che il disegno sopra lo potete scegliere voi come volete. I nottolini sono personalizzabili, la forma che va a attaccare sul mozzo, anche quella personalizzabile. Disco a parte, andiamo a vedere cosa ci è arrivato d'altro. In questo pacco abbiamo un regalino fatto dagli amici di 3D Garage. Come credo voi potete capire dal nome, gli amici di 3D Garage fanno pezzi con la macchina in 3D. Infatti qua abbiamo un parapignone personalizzato, e oltre a fare parapignoni fanno qualsiasi cosa per le vostre moto. Vi lascio il link della loro pagina Instagram in descrizione, dove potete vedere tutti i loro progetti per le vostre moto, e non solo, fanno anche portachiavi, un po' tutto in generale, ragazzi. Personalizzato, e vi assicuro che è fatto veramente da Dio. Ultimo pacco, ma non meno importante, abbiamo un prodotto, ragazzi, che non monto sulla moto da anni, veramente da troppo tempo. I cavalloni di GT Lab mi hanno fatto un portatarga su misura per la mia moto. Ci sono anche portatarga su misura per i cinquantini, regolabile, leggerissimo, di un materiale veramente strong, con anche il faretto incluso, se lo volete oppure no, potete scegliere voi, ad un prezzo super stracciato. In verità me l'hanno regalato e mi hanno detto di leggere questa cosa. Grazie per aver scelto i prodotti GT Lab. Ci teniamo a specificare che tutto l'occorrente per il montaggio si trova all'interno del pacco, non occorre nessuna modifica e il prodotto è pronto per essere montato. Restiamo a disposizione per qualsiasi problema e domanda. Potete a tal proposito contattarli, perché in questo caso è contattarli, sulla loro pagina Instagram oppure per email. Tutto, vi ricordo, in descrizione al video. Oltretutto mi hanno lasciato anche il loro portachiavi, veramente figo. Ma noi siamo qua per vedere questo magnifico portatarga, ragazzi. Regolabile, materiale resistentissimo, pronto ad essere grattato. E adesso lo andiamo a montare, mi sembra veramente di qualità. Infatti, come diceva, c'è tutto il sistema per andare a montarlo incluso. E ragazzi, un portatarga del genere regolabile lo andate a pagare veramente un cifro di soldi se lo comprate nuovo. C'è anche solo andarlo a comprare da KTM o cosa, vi spendono per un portatarga del cavolo 40-50 euro. Dunque benissimo, dopo aver visto tutte queste cose, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a montare tutto. Adesso ci siamo un attimo spostati dalla solita scena. Questo, precisamente dietro di me e sotto di me, è lo spazio dove parcheggio le moto ogni giorno. Con questo posso lavorare anche senza sporcarmi, però dovrò tenerlo pulito. Adesso vi faccio vedere quanto è immenso. Ragazzi, è immenso. E siccome così non rende, ci metto sopra la moto. Bello, eh? Per chi non l'ha ancora visto, lo vedrete ancora tra un po'. Cioè, ragazzi, ci stanno benissimo due moto, quasi tre volendo. Dunque, dopo aver visto sta cosa, andiamo a montare gli accessori sulla moto. Iniziamo a smontare la ruota, smonto anche il disco e poi rimonto su questo. Ci vediamo appena smonto il disco originale, quello della Breaking, per vedere le differenze con questo di EG Brakes, e successivamente glielo monterò. Molto molto bello, a me piace veramente tantissimo. Ecco qua, abbiamo i nostri due dischi differenti, uno di EG Brakes, l'altro credo sia proprio Breaking. Come potete notare, questo è completamente andato, e in più vi posso assicurare che questo, pur se non ha molta differenza e il disegno qua è un po' più largo rispetto a questo qua della Breaking, è anche più leggero, principalmente per il fatto del disegno sulla parte del mozzo, uno più snello, l'altro più pieno, diciamo.
Eccolo qua il disco sulla moto. A fine video vi faccio vedere ogni prodotto bene nel dettaglio, come viene fuori e come è venuta fuori la moto. Per adesso godetevelo così. Andiamo a montare il prossimo prodotto. Benissimo, dopo aver fatto il disco andiamo a sostituire il parapignone con quello nuovo. Molto molto bello, da quel tocco di classe in più che veramente ci sta molto molto bene sulla mia moto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e non dimenticate di commentare tutto quello che vi ho detto a inizio video e di lasciare un bel like. Continuiamo montando il portatarga adesso. Allora cari motociclisti e non, adesso montiamo questo portatarga che è una figata per vari motivi. In più i ragazzi di GT Lab me l'hanno dato perché dicevano che andavo sempre in giro senza targa e piuttosto che andare in giro senza, adesso posso reclinarla sotto la moto per non farla vedere. Comunque no, dai, scherzo, d'ora in poi si va in giro con la targa in modo legale. E vi dicevo che è una figata per vari motivi. Oltre per il fatto che è ripiegabile come vuoi te, al faretto integrato, che anche questo ha molto stile, qua sopra ci sono moltissimi posti dove poterla attaccare. Quindi io volendo posso metterla qua sopra, qua dietro, qui, boh, praticamente dove preferisco. Adesso cambio visuale e vediamo il lavoretto da sotto. Le viti qua sopra le ho già inserite e metto tranquillamente il portatarga nella mia posizione preferita. Eccolo qua, il nostro nuovo portatarga di un materiale veramente resistente. Adesso l'ho tenuto un po' morbido così per farvi vedere come e quanto è regolabile. Lo potete tenere dritto per mangiarci sopra praticamente, come se fosse una tavola. Oppure lo potete piegare tutto dentro. In teoria lo potete piegare ancora di più, ma io, siccome ho la stunt bar, più di così non va. Quindi va benissimo comunque. Molto molto bello, mi piace. Vi ricordo appunto, in descrizione ci sono il link di tutti i prodotti e delle pagine per contattarli, per chiedergli anche solo informazioni o comunque il prezzo di ogni cosa o di prodotti a vostra scelta per personalizzare le vostre moto. E i lavori anche per questa settimana sono terminati. Ho montato anche la pellicola sul faro. Vi faccio vedere bene bene nel dettaglio tutti i prodotti montati, partendo dal portatarga di GT Lab, passando poi al parapignone di 3D Garage, arriviamo infine al disco di EG Brakes. Veramente stupendo. Niente, anche i prodotti che mi ha dato 24MX sono veramente fighi, fighi fighi. Ma l'importante è che abbiamo fatto la moto ancora più bella di prima. E prima di lasciarvi volevo annunciarvi solamente due cosine, quindi non skippate fino alla fine, non andate via, rimanete un secondo. La moto per adesso la potrò usare allo stunt spot, però come vi dicevo sta arrivando una moto nuova con la quale potrò fare altri video. La vedrete tra circa un mesetto e mezzo. Devo fare un po' di progettini, tenere i soldi da parte, e se voi mi potete aiutare comprando un po' dei miei prodotti, che li trovate anche quelli nel link in descrizione, mi farete un grandissimo favore e probabilmente vedrete ancora prima la moto che dovrò prendere. Vi ricordo appunto di commentare se volete spedirmi qualcosa anche voi, farò dei video appunto dove spacchetterò i vostri regali e risponderò alle vostre domande. Infine volevo dirvi che c'è un progettino in ballo con la moto di mio padre, delle sfide che andremo a fare io versus lui. Dunque voi ogni settimana non perdetevi affatto ogni mio singolo video, mi raccomando rimanete super aggiornati, io vi porterò nuovi contenuti ogni settimana ragazzi. Sembra una televendita ma non lo è, sono video gratuiti, mi raccomando non dovete pagare nessun abbonamento, basta che mi lasciate un bel like e io sarò felice. Niente ragazzi, vi lascio, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e nuovi contenuti epici. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting